Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio un video molto 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 corto, anche perché come vedete dall'orario del telefono della mattina ho solo giusto 20 minuti di tempo perché ho troppe cose da fare e quindi ve lo anticipo questa settimana. Come suggerito, oggi voglio farvi vedere due applicazioni, di cui una suggerita da un utente nei commenti di YouTube che ringrazio. Infatti mi ci sono stata tipo almeno 3 settimane dietro, un quarto d'ora al giorno dietro queste applicazioni, giusto per svagare un attimo la mente mentre facciamo le cose. Insomma, che non diventi un vizio. Quindi, quella proposta nei commenti era questa coi cani, Cute Dogs Life. E l'altra, questa coi gatti, l'ho scaricata io a mio piacimento perché volevo vedere le differenze. Allora, vediamo un po', vediamo quella dei cani. Praticamente sono quei giochi in cui bisogna mettere in fila le perline dello stesso colore e si sbloccano, insomma, come potete vedere, in quasi 3 settimane, visto che era abbastanza facile, insomma, discretamente facile, io sono arrivata quasi all'ultimo livello, soltanto che l'ultimo livello ovviamente non l'ho completato, neanche a farlo apposta. Come potete vedere, qua il numero 7, numero 20, 45. 35 potete ottenere dei cani oppure come vedete la sorpresa e in base a quanti punti fate ottenete le stelline. Ad esempio per ottenere i cani bisogna per forza ottenere 3 stelline in quei livelli. Ricordo che si possono fare i cuccioli e vi dico tra un attimo. Allora, ci sono le vite qui, i cuoricini rosa che praticamente tu a ogni chiamiamolo puzzle che fai te ne viene scalato uno. Ovviamente se tu sali di un livello ti vengono ripristinati tutti e 5. Una volta ho visto che erano anche 9, però vabbè, noi facciamo finta siano 5 e basta. Come potete vedere qua c'è un Chihuahua che è il nostro cane compagno in questo caso. Ad esempio, cavolatissima, vediamo il primo, però giusto per farvi vedere, ecco, vedete, è andato via un cuoricino. Ad esempio, accumula semplicemente i punti qua in questa barra. I punti sono anche questi sopra che per ottenere anche altri cani bisogna ovviamente accumularne, ecco. Poi il cagnolino una volta finito il livello, infatti si è riempita la barra, pulisce tutto, diciamo, e vi fa prendere i punti. Questi punti vi servono per sbloccare i livelli, tipo che ne so, da 1 a 10, il decimo livello vi farà arrivare a sbloccare i cani nello shop. Per comprarli, mentre invece ce ne sono, vabbè, c'erano tanti altri livelli. Comunque, questo, se l'avete visto, è il simbolino rosa all'interno delle perline. Quando voi ne mettete 3 in verticale e 3 in orizzontale, si forma questa sfera di quel colore con all'interno la stellina rosa. E quando voi andrete a riformare un tris con quella perlina, vi toglie tutti quei colori in successione in quella fila. Poi questo, come avete visto insomma, nel puzzle che ho fatto adesso, può essere verticale oppure orizzontale oppure tutti e due come insomma si vede qua. Non mi ricordo quando l'ho visto verticale e orizzontale contemporaneamente, ma soltanto quando è o verticale o orizzontale. E praticamente quando voi mettete in successione 4 perline dello stesso colore, ve lo fa venire o orizzontale o verticale, mentre invece contemporaneamente, come si vede nell'immagine, mi pare che sia soltanto quando fai degli incroci di colore e quindi ti estingue direttamente una fila in verticale o in orizzontale. Ovviamente puoi anche fare le combinazioni. Poi l'ultimo, quello il fiore del nostro colorato, che cos'è sta roba? Praticamente quando tu metti in fila 5 gettoni dello stesso colore, ti viene fuori il fiorellino, mentre invece nei gattini ti viene fuori il pesciolino arcobaleno. E come funziona quel coso? Praticamente se voi avete delle perline che sono, diciamo, imprigionate nei blocchi, ve li fa uscire, in questo modo. Ad esempio, voi avete tutti i verdi che sono ingabbiati e dite, cavoli, non posso fare nulla o sono in posizioni scomode. Allora, voi vi salvate la vita con il fiorellino magico.
Perché se voi avete questo fiorellino magico posto in modo che lo possiate scambiare con una perlina verde, ad esempio, vi farà sparire tutti i verdi e quindi credo anche i blocchi. Bene, e qua non so perché Evans adesso sia bloccato, però era sbloccato semplicemente per ottenere qua i diamantini sopra e vabbè, le monete o altri cani, ma. Insomma, è una cosa marginale. Comunque, voi potete toccare il vostro cagnolino, ma adesso vi spiego un po'. Come è nato il nostro chihuahuino? Allora, vediamo se me lo ricordo. Bisogna andare qua sopra sui cani, perché inizialmente tu inizi con lo Shiba. Poi dopo ti arriva il barboncino che io l'ho preso a livello che vi ho fatto vedere prima. Poi dopo questo lo trovi, insomma, per strada con i livelli. Anche questo, e poi un bel giorno semplicemente ho visto questa iconetta in alto a sinistra col ciucciotto e il cuoricino. Se noi ci clicchiamo, possiamo scegliere quale cane far accoppiare per avere il nostro cuccioletto. Allora, no, io ho semplicemente cliccato tutte e due e poi sull'ok. Ovviamente se ne posso scegliere tantissimi altri che però io sono tutti bloccati perché il livello è bassissimo, insomma, non sono una super forza in questi giochi così. E poi, insomma, un quarto d'ora alla sera, al giorno, insomma, non è che ci abbia dedicato tante cose, insomma. E quindi ho fatto fare il cucciolino, come avete visto, allo Shiba e al barboncino, e poi è uscito il Chihuahua. Non so proprio dirvi il motivo, ma sarà random, casuale, e vabbè. È così. Comunque, se voi fate tap tap sulla ciotola, gli potete dare da mangiare. Come vedete, non è un granché, però vabbè. Shop, ecco, vedete, metti a livello 15, 30, 40. Ma abbiamo ottenuto un diamante. Non si sa perché. Va bene così, benissimo. Ecco, e ci sono tutti questi: i tipi di cibo, le ciotole. Insomma, tantissime cose, veramente tantissime, anche gli ambienti che sono molto belli. Ecco, poi ci sono ovviamente le classifiche, le cose. Vabbè, io questo gioco lo tengo senza il wifi perché tanto non mi interessa più di tanto internet. Puoi anche fotografare con la fotocamera. C'è il menu, che ovviamente è scritto in giapponese, credo. Vabbè, si capisce con le iconette, dice, mettiamola così, che forse è una delle poche cose che non è stata tradotta. E se noi ritorniamo su Stage, ritorniamo qua ai nostri livelli. Ok, e qua ci sono le impostazioni, ecco, io sono a livello 11, lo vediamo qua. Impostazioni, qua potete avere le notifiche, potete scegliere anche qua, interessante, come si, insomma, i pezzettini, i blocchi. E basta, questo è in sé il gioco. Devo dire che quei quarto d'ora la sera prima di dormire sono stati veramente carini e coloratissimi. Alcuni sono stati più facili, altri più difficili. E vabbè, chi è molto pratico di queste cose ormai con i giochi che sono andati molto di moda negli anni precedenti, boh, sarà un super campione. Quindi, boh, avete sbloccato tutto. Io ci sono solo agli inizi, anzi, non ci ho mai giocato a quei giochi là. Cioè questo tipo, e quindi boh, mi sento un po' in alto mare. Comunque, questo è il giochino numero 1. Invece il numero 2, Cat Room, è un pochettino diverso, cioè il meccanismo è identico, identico assolutamente, però la storia è un po' più con una trama un po' più carina da questo punto di vista, perché noi abbiamo il gatto, ne possiamo avere anche più di uno, ovviamente, come il cane, cioè anche lì si poteva espandere, però non mi andava. Infatti, come potete vedere, siamo più in una stanza, insomma, in un contesto un po' più carino, un po' tanto più carino. La logica è la stessa. Se premiamo sul punto esclamativo, ci sono le notifiche, ci sono anche le persone che ci possono venire a trovare dalla porta, le possiamo andare a trovare anche noi. Ma in questo caso non ci interessa perché tanto non abbiamo internet in questo caso. E allora vediamo un po' i gatti. Io per ora ho preso questo, il blu di Russia, lo Sphinx e boh, il bicolor qua, con gli occhietti. Boh, mi ispiravano quelli in quel momento, non era una preferenza assoluta. Comunque, dovete
cliccare sopra la stellina e gli farà aumentare qua il livello. Io sono soltanto al 6 perché, come, anzi, questo l'ho iniziato pure dopo, quindi non ho tutta sta pratica. Comunque, per i livelli, vediamo anche se anche qua si possono cambiare le. Sì, ci sono molte opzioni di personalizzazione. Per andare ai puzzle, qua li chiama puzzle, cioè è questo qua, il bottone, questo, niente per fare gli upgrade della stanza, niente di nuovo. Che cosa vorrebbero i amici che sognano nella cuccia? E lo shop. Sì, vabbè, la stessa identica cosa, che però c'è più roba e la sblocchi. Forse questo è quello che abbiamo noi. Ok, questo è quello che abbiamo noi e questo è quello che possiamo comprare. Mamma mia, le iconette sono tutte dello stesso colore e non, insomma, non è che sia così fantastico da vedere questo, da questo punto di vista. Però, se noi volessimo vedere i puzzle, ad esempio, non so come. Non trovo il percorso. Comunque sia, come potete vedere, io sono a livello qua 51, no 57, sì 57, e non, insomma, vorrei far vedere quello che è il livello precedente, ma insomma, non sono capace, ecco, perché lo sto usando veramente questo da pochissimo, neanche 2 settimane, sempre nei famosi quarto d'ora al giorno, quindi 7 minuti nei 2 giochini, è proprio, vabbè, un'impresa titanica, non importa. Comunque, avete visto questi 2 giochini che sono stati proposti? Non perdetevi il prossimo mese il Nintendox, perché ci saranno delle novità, anzi il prossimo mese, tra 1 o 2 settimane, non perdetevi il Nintendox come richiesto. Vi farò vedere anche la mia casa disastrata di Animal Crossing e tantissime altre cose, tantissimissime. Quindi mi raccomando, state sintonizzati sul canale. Un salutone, un abbraccione a tutti i vecchi iscritti nuovi, quelli che commentano, che sono sempre gentilissimi e vi ringrazio. Vabbè, anche quelli che guardano, per carità. Quindi spero anch'io di riuscire ad avere un po' di tempo per commentare anche i vostri video. Ciao ciao!